Da adolescente e giovane studente come noi, aveva già la volontà di combattere contro la criminalità organizzata e l'illegalità. Sì, io devo dire che ho maturato alla vostra età, un poco più grande, l'idea di fare il magistrato Pietro e quindi Grasso, ex combattere. procuratore nazionale antimafia ed ex presidente del Senato, collega ed amico di Giovanni Falcone, da 40 anni sotto scorta, faccia a faccia con gli studenti dell'Istituto Comprensivo Piero della Francesca di Arezzo. C'è stato un momento della sua vita in cui ha avuto paura di morire. Certo che c'è stato. Un appuntamento nell'ambito del progetto nazionale Incontro con l'autore per permettere ai ragazzi di confrontarsi con i grandi protagonisti delle istituzioni civili. C'è bisogno proprio di questi incontri anche con chi ha vissuto sulla propria pelle e continua comunque a vivere, considerato insomma, la vita scortata che continua a vivere. Gli studenti hanno dialogato così con Grasso sul suo ultimo libro, Il mio amico Giovanni. Se lo portavano dietro e quindi quando c'era una pausa per dire ad un compito terminava prima, molti facevano la loro lettura autonoma in classe, lo tiravano fuori dal libro e assistere a questo è stato molto commovente perché abbiamo centrato nell'obiettivo. Come è stato lavorare con Falcone Borsellino? Ah, è stata una cosa bellissima perché per me sono stati dei maestri. E mi manca i suoi consigli, la sua guida, la sua visione strategica della lotta contro la criminalità organizzata nazionale e internazionale. E poi mi manca la sua amicizia, la sua mano sulla spalla quando devo prendere una scelta difficile. Un viaggio nella legalità sotto il segno della lotta alle mafie e alla criminalità alla luce di alcuni degli eventi più drammatici della storia recente, riletti da chi ne è stato diretto protagonista. Perché parlare di Giovanni Falcone ai ragazzi? Perché rappresenta dei valori, degli ideali che sono ancora attuali e sono utili per la formazione di un futuro migliore per i loro ragazzi e per il nostro paese. Preoccupa ancora oggi la mafia? Beh, certamente, perché ancora di più perché non è più visibile come un tempo e quindi si annida dove meno te l'aspetti, devi scoprirla, devi fare molta attenzione. Che testimone vuole lasciare oggi a questi ragazzi? Beh, intanto la testimonianza della mia vita e della mia amicizia con Giovanni Falcone.